Giovedì 31 dicembre. Luca 2, 33-35. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, il padre e la madre del Signore Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse, e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Maria e Giuseppe sono a Gerusalemme, nel Tempio, per presentare il bambino Gesù al Signore, secondo la legge. Qui incontrano un uomo giusto e pio, Simeone, che al termine dei suoi giorni, mosso dallo Spirito, accoglie tra le braccia Gesù e benedice Dio. Ascolteremo sabato le sue parole. Oggi la liturgia ci presenta ciò che subito dopo Simeone dice ai genitori di Gesù, stupiti di quanto si diceva di lui. Egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti. È segno di contraddizione. È prefigurata la missione di Gesù, pietra d'inciampo, e il mistero della sua croce, che trafiggerà l'anima della madre. Croce che è scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma potenza e sapienza di Dio per coloro che sono chiamati, come scrive San Paolo ai Corinzi. Dunque, caduta, risurrezione e contraddizione. Padre Hermes Ronchi in un'omelia le ha interpretate così. Cristo come caduta, caduta dei nostri piccoli o grandi idoli, che fa cadere in rovina il nostro mondo di maschere e di bugie. Cristo come resurrezione, egli è qui, come forza, che mi ha fatto ripartire quando credevo che per me fosse finita. Cristo come contraddizione, i suoi pensieri non sono i nostri pensieri. Lui contraddice la mia quieta mediocrità, contraddice le idee sbagliate che ho su Dio. Allora, con padre Turoldo, possiamo dire: Cristo, mia dolce rovina, gioia e tormento insieme tu sei. Impossibile amarti impunemente, dolce rovina, Cristo, che rovini in me tutto ciò che non è amore. Buona giornata.